ispirazione viene parzialmente da un vecchio grande film, Dottor Zhivago, che io ho visto tanti anni fa e che mi è capitato di vedere recentemente, e ci ha dato lo spunto per cogliere alcuni elementi di questo, dell'iconografia di questo film e ripresentarli nella collezione. Quindi, come dire, l'ispirazione è quel determinato periodo storico dove c'era una borghesia che stava morendo e una giovane generazione di rivoluzionari che invece stava nascendo e si vestivano naturalmente in due modi diversi. Noi abbiamo preso da una parte e dall'altra, le abbiamo mischiate insieme, no? E abbiamo fatto le due facce di questa donna di quel periodo. È stato un lavoro molto divertente, molto, molto interessante. La differenza si ottiene dal tipo di tessuti che si scelgono per una cosa, tessuti e colori, e per l'altra cosa, che sono due mondi che convivevano, però avevano espressioni diverse. Quindi tessuti belli, lussuosi, colorati per la parte, diciamo, della borghesia, tessuti poveri o finto poveri, perché noi li abbiamo usati belli, no, naturalmente, che però trasmettono, diciamo, quel look del giovane rivoluzionario, il giaccone di pelle, i maglioni vecchi, strucciti, scuri, grigi. E questa, diciamo, un po' tutta la storia della collezione. Le lunghezze ci sono tanti pantaloni, poi alcune gonne lunghe e poi tante gonne al ginocchio, che è un po', diciamo così, lo specchio di quel periodo. I pantaloni sono la parte, diciamo, più nuova di chi si agitava per andare avanti, e l'altra invece è la conservazione. Sì, ci sono anche degli uomini, perché abbiamo ripreso dopo alcuni anni di abbandono la collezione uomo, per cui la facciamo sfilare insieme alla donna. Anche, come dire, in omaggio alle ultime tendenze, dove si sta mischiando un po' tutto, uomo, donna, eccetera. Sì, gli accessori, come sempre, sono una parte fondamentale della collezione, che danno quel tocco di glamour speciale o particolare. E anche questi vengono fatti seguendo i dettami del nostro modo di lavorare, diciamo, del look Cividini, e cerchiamo di trasportarli anche sugli accessori. La location è stupenda, questa sala delle cavallerizze che il comune gentilmente ha messo a disposizione della Camera Nazionale della Moda è una cosa veramente eccezionale. Io spero tanto che anche per il futuro ci sia questa collaborazione continua fra le autorità cittadine e la Camera Nazionale della Moda, che è se uno aiuta l'altro potrà tornare, Milano potrà, come dire, essere ancora più forte di quello che è stata fino ad ora. Ciao Fashion TV, ciao, ciao. Taking pictures of myself, and yeah, maybe some of them will end up in Instagram. Yeah, thank you. I love the makeup and the hair and this thing. I don't know what it's called in English or Italian. I got like a lot of highlighter on, so it's good. I love the outfit. It has a lot of layers, and I love the colors as well. It's very like bright and good. I love working with Cividini. I love the clothes and the quality and the colors and the way they style the clothes as well. So this is my second season in Milan, and I love the city. It's a beautiful city. And I love the people here, the designers, the clothes, everything. And the food, of course. Italian food is the best. My agency here in Milan is special, and I was scouted as a 14-year-old in Norway, so that's how it all started. And then I finished high school, and now I'm a full-time model. Hello Fashion TV, and enjoy Cividini Show.
today what we see the little girl from the countryside, what we decide with Cividini, keep young the girl and with this freshness, and tie it back in a little chignon, kind of chic things, and put a foulard on top, but keep this fresh girl from the country, you know, and clean hair, find a way. Allora, we use the salty water just to make the hair a bit dry, while you are in the country, you know, they are flying away dry. And then standing net on top just to fix it. And then all the gold barrette to do the little chignon. E keep it, yeah, very easy. But not so easy because the style, the hard things to find the style. And you know, you can see they are kind of a young girl from the country in a nice way. Allora, I find for next fall winter they are quite romantic, chic and rock. So it's between, you know, always less fashion. It's between that and that and that. There is something romantic, but there has to be rock. Rock romantic. So we try always to find a way to give that. And there is some 80s, but it's going away in a way. You know, it's more kind of chic 20s, and these things for me. Hi, hello, Fashion TV. Hello, hi. This is Roberto Pagnini. Hi, I'm Nico. This is Cividini Backstage Fashion Show, and I love Fashion TV. My outfit is amazing. I really like the show, and I think all clothes look are really expensive and so good materials, so good design. Everything is actually perfect. Actually, right now it's so good show, and one day it will be bigger, and every season bigger and bigger, actually. It's my 10th or 11th season, and I'm relaxed. I don't do right now a lot of shows, that's why I'm like, I have time to go to eat ice cream. Hello, Fashion TV. Enjoy Cividini show. Mm.